In senatu, senatu è nome della quarta declinazione all'ablativo. Risponde il marito: belli exitus contra marsos et samnites incertus est. L'esito, exitus, della guerra contro i marsi e i sanniti è incerto. E qui incontriamo un altro nome della quarta, che è exitus, exitus, al nominativo, poiché è il soggetto della frase. Consul Lucius Iulius de bello referet ad senatum et statuet civitatem samnitibus dare. Il console Lucio Giulio riferirà ad senatum, al senato, riguardo alla guerra de bello. Qui senatum è in accusativo e statuet deciderà, letteralmente proporrà di dare, statuet dare, la cittadinanza civitatem ai sanniti. Ripetiamo, il console Lucio Giulio riferirà al senato, cioè in senato, riguardo alla guerra e proporrà di dare la cittadinanza ai sanniti. Nostri consules usus militaris imperiti sunt, afferma Caio Giulio Cesare padre. I nostri consoli, nominativo plurale, imperiti sunt, sono inesperti usus militaris, e qui abbiamo il sostantivo della quarta declinazione, che è usus, sono inesperti della pratica militare. Quindi usus in questo caso è usato in caso genitivo, inesperti, usus militaris, della pratica, dell'esperienza militare. Cioè i nostri consoli non hanno competenze in fatto di arte militare, questo vuol dire Caio Giulio Cesare. Infatti chi ha invece questa competenza? Il marito della sorella, cioè Mario. Mario tantum, soltanto per Mario, marito di mia sorella, soldato forte, militi forti, marito, militi, e anche l'aggettivo concordato con militi forti sono tutti dativi, soltanto per Mario, facile erit, sarà facile vincere, sconfiggere nemici del genere. E veniamo al senatus consultum domesticum indetto dal piccolo Cesare per dirimere la questione dei topi, a quanto pare parecchi, che infestano la domus dove vive Cesare.